Lo scorso fine settimana è andata in scena la 94esima adunata nazionale degli alpini, che per la quinta volta si è svolta a Udine, città ricca di storia ma soprattutto molto legata agli alpini e al loro mondo, e con il motto Alpini, la più bella famiglia. Un'edizione caratterizzata dal maltempo e dalla pioggia che hanno accompagnato i 4 giorni di festa, ma che non hanno scoraggiato le tantissime penne nere che hanno invaso la cittadina friulana già dal giovedì precedente alla sfilata. Il ricco programma di eventi legati alla dunata ha preso il via proprio giovedì 11 maggio con la visita al Sacrario di Re di Puglia, alla consegna di alcune benemerenze e con la messa in onore degli alpini deceduti nel terremoto del 1976. Bravissimi, e l'applauso che voi fate noi lo facciamo a voi, grazie. Venerdì, dopo l'alza bandiera e la deposizione delle corone al monumento ai caduti e al tempio ossario, c'è stata l'inaugurazione della cittadella degli alpini e a seguire le sfilate dei vessilli, delle bandiere di guerra, dell'abaro e dei gonfaloni, oltre al discorso di benvenuto del sindaco di Udine. Sono gli stessi, si è presenti in questi territori. Sabato il programma è proseguito con gli incontri tra il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini e le sezioni estero, i militari stranieri, la Santa Messa presso la cattedrale, e si è conclusa con il saluto del sindaco e del presidente dell'ANA a tutte le autorità presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Della sezione di Torino, che ora sfilerà davanti alle tribune, e sfila la sezione di Torino. Domenica mattina dalle 9 ha preso il via la grande sfilata per le vie della città, sicuramente il momento più atteso, intenso e pieno di significato di tutta la dunata, e che ogni anno attira, oltre alle tantissime penne nere, migliaia di persone che per tutta la giornata seguono con interesse e incitamento il passaggio degli alpini lungo il percorso. Nonostante la pioggia, che non ha smesso di cadere per tutta la giornata, già dalle prime ore del mattino a bordo strada erano tantissime le persone in attesa di vedere gli alpini del proprio paese o regione transitare lungo il tracciato, cercando riparo sotto gli ombrelli o addirittura rimanendo sotto l'acqua battente, come in un gesto di solidarietà verso chi stava sfilando davanti a loro in quell'incedere fiero e riparati solo dal loro inseparabile cappello con la penna nera. Molte le autorità presenti sotto la grande tribuna, dove per l'intera giornata lo speaker ufficiale ha descritto il passaggio dei vari gruppi, incitando la folla di presenti nello stringersi al loro passaggio con canti e applausi e descrivendo con accenni storici e aneddoti ogni sezione al loro passaggio. Una città di tanti e tanti alpini e fratelli. La presenza più importante è stata quella della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, accolta con calore dai presenti, ha dichiarato: «L'Italia ha bisogno di senso di appartenenza, di spirito di servizio e capacità di agire e condividere tutte cose in cui gli alpini sono di esempio. E ancora, sono qui per questo, oggi che è anche la festa della mamma, perché penso che gli alpini abbiano nel cuore, oltre alla famiglia, anche la patria». Salvaguardia del territorio, la montagna così importante per gli alpini, la montagna dove siamo stati forgiati, dove nessuno resta mai indietro,
dove abbiamo capito... Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Giulio Crosetto, che ha rilanciato la possibilità di un servizio militare volontario per i giovani, il presidente ANA Sebastiano Favero, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a cui nel pomeriggio si è aggiunto il collega Luca Zaia. Da Montagna Sondrio e nel gruppo Artiglieria da Montagna Bergamo, nutrita la presenza dei sindaci, si concretizza con la solidarietà espressa proprio qui in Friuli all'indomani del terremoto. Si è prodotta in numerosi concerti riscuotendo Tornando alla grande sfilata, si stima che le penne nere che vi hanno partecipato siano state circa 85.000, un gran numero visto anche il tempo davvero inclemente che ha accompagnato questi giorni di adunata. I primi a sfilare, come da tradizione, sono stati i gruppi delle associazioni, i gruppi ufficiali e sottufficiali, i labari delle associazioni d'arma, i campi scuola, i rievocatori storici e molti altri, accompagnati dalla prima e seconda fanfara militare. Di seguito è stata poi la volta dei gruppi esteri con rappresentanze da tutto il mondo e dagli alpini di Zara e Pola. Con il terzo settore sono iniziate le sfilate dei gruppi nazionali, partendo come da tradizione dai più lontani, inaugurato dalla Sicilia, seguito dalla Sardegna con il Molise, Roma, i tantissimi alpini degli Abruzzi, finendo con Firenze. Il quarto settore ha visto il passaggio della Valle d'Aosta, della Liguria e dei numerosi e importanti gruppi del Piemonte, dove, come ricordato dal presentatore, gli alpini sono nati e dove l'alpinità è ancora molto viva e sentita. Con la pioggia che non cessava, anzi aumentava di intensità, attorno alle 14 è stata la volta dei gruppi della Lombardia, molto attesi dai tanti amici e parenti presenti dietro le transenne. Ad iniziare la sfilata, dopo la protezione civile del secondo raggruppamento e i gruppi cinofili, è stata la sezione di Luino, seguita dalla Valtellina, Varese, Como, Pavia, Colico, Milano, Monza e Lecco, presenti con oltre 500 alpini, oltre che con il vessillo sezionale e una sessantina di gagliardetti dei vari gruppi lecchesi. La sezione di Lecco è stata guidata dal neopresidente Emiliano Invernizzi, dal consigliere nazionale ANA Renato Spreafico, dai vicepresidenti sezionali e dai numerosi sindaci che non hanno voluto mancare alla manifestazione nonostante il maltempo. Presenti alla sfilata per animare il passaggio dei gruppi lecchesi, la banda sezionale ANA di Lecco, i Picet del Grenta con le loro siringhe di panne e il corpo bandistico San Dionigi di Premana, oltre che dallo spettacolare Coro Grigna. Anche quest'anno saranno organizzati con una sola parola d'ordine, condivisione. 800 soci e 200 aggregati con un rapporto popolazione soci residenti in assoluto tra i più alti d'Italia. Il presidente Invernizzi, tra le altre cose, ha dichiarato: per molte persone si è ripetuta l'opportunità di tornare in quei paesi friulani colpiti dal terremoto del 1976 e dove si lavorò duramente alla ricostruzione a fianco degli alpini arrivati da tutta Italia.
Per altri invece è stata l'occasione per rivedere i luoghi del servizio militare e incontrare nuovamente vecchi amici e commilitoni. Nonostante il maltempo continua in vernizia, è stata una adunata molto positiva e ora che è terminata, l'azione degli alpini lecchesi deve ripartire subito nei propri territori, visto che ad attenderci ci sono già molte manifestazioni, a cominciare dai campi scuola di giugno che vedranno la presenza di molti ragazzi. Lo storico Coro Grigna e quindi presidente nazionale, e a Merlini gli alpini che collaboravano con lui, si deve la nascita del 1953 del giornale sezionale Penna Nera delle Grigne. La sfilata dei gruppi lombardi è poi proseguita con le chiassosissime sezioni di Bergamo e Brescia, che con i loro canti hanno coinvolto tutte le persone ancora presenti a bordo strada con canti e cori della tradizione. Dopo la Lombardia è stata la volta dei gruppi del Trentino Alto Adige e del Veneto e si è conclusa la sfilata dopo quasi 11 ore con i gruppi di casa, i gruppi friulani, che hanno riempito di entusiasmo la gente del posto che li aspettava fin dal mattino, sventolando il tricolore in segno di festa e vicinanza. È più facile stare a Malta che fare l'alpino in una città di 2 milioni di persone. Eppure voi pensate. Ascoltate, fare l'alpino a Milano, diceva una volta un mio grande vecchio, è un po' come fare una seconda naga, perché riuscire a coltivare i rapporti degli amici in un posto così grande, così dispersivo, ma in questo ci aiutano i gruppi della sezione di Milano, dove veramente sei in famiglia. Questa è la fanfara degli alpini di Magenta. Al termine della sfilata, la adunata numero 94 si è conclusa davanti alla tribuna d'onore con la rituale cerimonia del passaggio della stecca tra Udine, con il presidente della sezione ANA Dante Soravito De Franceschi e il presidente della sezione di Vicenza Lino Marchiori, incaricata di organizzare e ospitare la prossima edizione, la numero 95, nel maggio del 2024.